Sindaco, le stanno consegnando le chiavi. Allora, mi stanno consegnando le chiavi, stanno portando all'attenzione in maniera anche visibile, scenografica, direi, le difficoltà che sta vivendo questa categoria di imprenditori nella nostra città. E si tratta della categoria che è il vero motore economico di tutta la città. Voi sapete, noi viviamo di turismo, di pellegrini e di tutto l'indotto che c'è dietro questo settore. Ed è evidente a tutti che essendoci questa situazione particolare di chiusura delle attività, ed essendo arrivati nel periodo della stagione, quella che come dire, mette in moto di nuovo dopo il letargo invernale l'economia a San Giovanni Rotondo, è chiaro che l'allarme degli operatori è anche l'allarme del sindaco e dell'amministrazione comunale. Quello che hanno fatto questi nostri concittadini è un gesto simbolico, io lo ritengo anche bello, civile, come dire, a testimonianza del senso di responsabilità che stanno dimostrando. Chiaramente tutti quanti devono e obbediscono alle disposizioni governative, c'è un diritto più importante da salvaguardare che è quello della salute, però contemporaneamente dobbiamo porci anche il problema dal punto di vista economico. Ecco, lei come pensa di aiutarli? Allora, nei limiti, ho detto sempre, nei limiti delle competenze del Comune, noi daremo tutto il supporto necessario, tutte le risorse necessarie che possiamo mettere in campo. È chiaro che la parte più importante la dovranno fare altri enti, noi siamo, come dire, destinatari di risorse che arrivano dallo Stato o dalla Regione per alcuni aspetti. Su questo credo non ci possano essere dubbi, però nei limiti in cui lo possiamo fare, abbiamo fatto già la sospensione di alcuni, del pagamento di alcuni tributi, però si tratta di sospensione che non è abolizione. Voi come sapete l'abolizione dei tributi non è una prerogativa dei comuni, è prerogativa statale, e quindi noi ci atterremo a quello che verrà. Ci auguriamo e speriamo, e qui voglio lanciare un allarme, voglio lanciare un appello alle istituzioni di più elevato grado e quindi di responsabilità più grande, che è quello di tener presente questo settore particolare, questa città particolare, come la città di Assisi, San Giovanni Rotondo, di queste città che vivono di turismo a carattere religioso. Abbiamo delle peculiarità che altre città non hanno e di cui bisogna tener conto, altrimenti muore, questa città muore. E per riprendersi, altro che crisi del 2008, qui non ci riprendiamo veramente più, anche perché alcune di queste attività, e sono una parte di quelle che ci sono qui a San Giovanni Rotondo, io credo che una parte di queste attività probabilmente non riaprirà per quest'anno, probabilmente, e noi ci dobbiamo far carico di questo disagio che si creerà. E non possiamo far finta di niente e lasciare questi nostri concittadini, diciamo, alla mercé degli eventi. Dobbiamo, se siamo comunità, come dire, essere un unico corpo per far fronte a questa emergenza. E quindi, dicevo, sospensione dei tributi, che è stata fatta per la verità anche già da tempo, da marzo. E adesso probabilmente dovremmo rivedere anche la tariffa dei rifiuti, no? Immaginiamo, no? Questo sarà, non hanno prodotto rifiuti, probabilmente non produrranno rifiuti per altro tempo. E aggiungo, anche qualora si dovesse rendere dal punto di vista normativo possibile l'apertura di queste strutture, inevitabilmente, mi riferisco in particolare agli alberghi, ma anche a tutto ciò che è connesso all'attività alberghiera e quindi anche ciò che arriva di indotto, probabilmente comunque non riapriranno, perché le persone che avevano prenotato hanno disdetto e difficilmente, come dire, prenoteranno successivamente, un po' perché le disposizioni normative dicono che da una regione all'altra non si può andare, ma un po' anche se dovesse cadere questo vincolo, per motivi comprensibili di prudenza, probabilmente non verranno. E voi capite che se non ci sono prenotazioni, se non ci sono persone che continuano a venire nei luoghi di Padre Pio, l'economia di questa città, che è diversa da quelle vicine, è particolare. Io su questo voglio insistere molto. Noi non siamo nelle condizioni economiche degli altri paesi, anche più vicini a noi.
lì si vive in un altro, con altri canali economici. Qui si vive soprattutto di questo, e quindi consentire a queste persone di poter tirare avanti per questo anno, che sarà sicuramente drammatico, e quindi consentirgli di programmare con una certa serenità per il futuro e quindi per l'anno prossimo, io ritengo sia una condizione necessaria. Damiano Fiore, è solo un gesto simbolico o c'è dell'altro dietro questa iniziativa? Allora, non è solo un gesto simbolico. Simbolico, come vedete, noi abbiamo rispettato le normative che prevedevano un distanziamento, anzi, i nostri operatori non si sono proprio presentati, abbiamo messo queste sedie e le nostre chiavi simbolicamente. Già abbiamo accertato che l'amministrazione e il sindaco sono dalla nostra parte, e questo ci fa molto piacere, e hanno in un certo senso iniziato tutte le pratiche per predisporre i vari aiuti, e a questo ne siamo grati. Adesso quello che vogliamo fare è un'azione presso gli enti regionali e statali, affinché si prodigano per iniziare una operazione diversa da quella che hanno fatto fino adesso. Noi abbiamo i nostri dipendenti che sono ancora non percepiscono soldi di cassa integrazione, non percepiscono niente e sono allo sbando. Ci dobbiamo fare sempre carico noi di sostenerli, e questa è una cosa inaccettabile. In un paese civile non si può lasciare 2 mesi senza stipendio un dipendente o altre persone che non hanno la possibilità di comprare i beni necessari. Questo è quello che devono capire gli organi preposti. Ecco, ma di concreto cosa chiederete affinché possiate nuovamente riaprire le vostre attività? Allora, sicuramente un fondo perduto, anche come credito d'imposta su tutte le attività, perché noi comunque in 3 mesi non abbiamo operato. Comunque le nostre attività hanno dei consumi, e nel affitti, tutte le utenze correlate. E questo, diciamo, è un aiuto che deve essere portato all'azienda per sostenere questi periodi che non abbiamo operato. Noi non cerchiamo assistenza, cerchiamo un aiuto per far sì che superiamo questo periodo. Lei è un bar-ristorante, riaprirà il 1° giugno? Con le attuali condizioni non conviene aprire, perché comunque c'è un clima che non è dei migliori. Poi la nostra protesta non è tesa a far riaprire i locali. Noi non chiediamo di riaprire i locali, perché comunque con queste condizioni andremo a lavorare con un fatturato neanche intorno al 20%, perché comunque bisogna rispettare delle normative, bisogna rispettare le distanze, come è giusto che sia, perché comunque noi non è che diciamo che il virus è stato debellato, e teniamo conto di questo fattore che è sanitario. Però comunque lo Stato si deve far carico delle nostre problematiche. Giuseppe Urbano è un altro imprenditore di San Giovanni Rotondo. Oggi avete consegnato le chiavi al sindaco in senso di protesta. È un gesto simbolico o c'è dell'altro dietro questa iniziativa? Beh, sicuramente è un gesto simbolico, ma dietro l'iniziativa c'è ben altro. Chiaramente la nostra situazione è abbastanza chiara, perché noi piccoli imprenditori abbiamo una difficoltà enorme per portare avanti una serie di problematiche che sono all'interno dei nostri locali. Magari. In 2 mesi cosa avete perso? In 2 mesi abbiamo perso praticamente tutto, specialmente noi come Mastro Figaro, che è un'azienda che ha aperto da ottobre dell'anno scorso, quindi già entrare in questa situazione è stato già grave, cioè insomma ci siamo impegnati già tanto per fare questa cosa. Poi nel momento clou che magari si cominciava a vedere qualcosina, si è chiuso tutto, e quindi ci siamo ritrovati con 2 piedi in una scarpa. A certe condizioni potreste riaprire il 1° giugno, lo farete? Noi a certe condizioni lo faremo, certo che lo faremo, però ci devono essere le condizioni. Cioè? Cioè praticamente non dico che chissà che aiuti, però un minimo di aiuto da parte dello Stato ci deve essere.